Eleonora Rocchini sulle voci di crisi con Oscar, non sono rose e fiori, ma non ci siamo lasciati. Da qualche giorno, i fan di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono in allarme, nubi di crisi sembrano essere calate sulla coppia uscita da Uomini e Donne, come dimostrerebbe l'assenza di foto di coppia social da qualche tempo e il fatto che i due abbiano smesso di seguirsi su Instagram. Nelle ultime ore, le domande del follower si sono fatte insistenti e, se in sui IG Stories lui ha rivendicato il diritto alla propria privacy senza la necessità di comunicare ogni singolo dettaglio, Eleonora è stata più esplicita. La ex corteggiatrice ha confermato come tra loro il momento sia delicato. Eleonora Rocchini sulle voci di crisi con Oscar Branzani. A chi le chiede se lei e Oscar si siano lasciati, in un post la Rocchini ha inizialmente etichettato come cavolata le voci di un possibile addio, non è successo niente, non posso dare spiegazioni ogni volta che qualcuno si inventa una cavolata. Eleonora ha poi precisato di aver effettivamente litigato con Branzani. Al momento, però, non c'è stata alcuna rottura. Sicuramente le cose non sono così rose e fiori, penso che le liti ci siano in tutti i rapporti, e ognuno reagisce a modo proprio, senza essere giudicato, quindi vorrei anche io non essere giudicata o ansiata solo perché le mie cose le gestisco come meglio credo, le cose sono ok, perché tra me e lui non è finita, quando e se sarà non vi preoccupate che saremo i primi a dirlo, fino a quel momento, sono libera di bloccare o sbloccare chi voglio e lui idem. Grazie. La relazione nata a Uomini e Donne. La storia d'amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini nasceva a maggio 2016, quando lui la sceglieva nel studio di Maria De Filippi a Uomini e Donne, da allora, i due non si sono più separati e sono apparsi sin da subito come una delle coppie più semplici e amate dal pubblico nelle ultime edizioni del programma. Oscar e Eleonora, un amore lontano dai social. Non c'è da stupirsi se la coppia sia restia a mostrarsi sui social e a raccontare ogni particolare della propria vita al pubblico. Soltanto un mese fa, Oscar raccontava in un'intervista di essere innamoratissimo della sua fidanzata e di voler tenere la loro intimità fuori dal web. La mia vita sentimentale procede benissimo, è perfetta. Non mi dilungo tanto perché, avendo molta risonanza sui social, le persone conoscono tantissimo di me. Le uniche cose che preservo sono la mia famiglia e la mia compagna. La maggior parte della nostra vita privata resta per noi, non la mettiamo sui social. Sono scelte che si fanno. Ci sono persone a cui piace far vedere veramente tutto di sé e altre che vogliono riservare un pezzettino per sé. Non deve sorprendere, dunque, che entrambi preferiscano lasciare privati anche i momenti più difficili che, come ogni coppia, devono attraversare.